Siamo arrivati al momento più importante, alla consegna del premio più prestigioso, che è l'atleta dell'anno 2016. 100 persone che fanno parte del mondo sportivo, dirigenti e giornalisti non hanno avuto alcun dubbio. E tra tutti gli atleti dello sport barbense hanno scelto per la prima volta proprio lei, la regina del mondo, Giulia Chierici. Direttore. Giulia, direttore. Giulia, direttore. Michele, Michele. Giulia. Grazie. Complimenti. Sì, mi sono sposata a Milano per studio, cioè preferisco farlo a Milano, non c'è di più, però lo studierà, l'allenamento là, quindi si fa avanti indietro. Giulia, sapete, è un sorriso che conquista, così l'hanno definita i colleghi. Ecco, l'anno scorso è stato l'anno delle tante medaglie, quest'anno inizia con tanti premi, prima il Sant'Ilario dell'amministrazione comunale, quello dei veterani, sia ora, quello del grano nato, quindi cominciamo bene. Ho seminato l'anno scorso, ma i premi sono, diciamo che non sono un punto d'arrivo, ma come dicevo prima, è uno stimolo per andare avanti e per continuare, anche perché se siamo stati scelti noi per ricevere questo premio, c'è data anche della fiducia per continuare. Ecco, tu studi ingegneria biomedica all'Università del Politecnico di Milano. Non è sicuramente una cosa facile. Come concili i tanti allenamenti, perché per arrivare ai tuoi livelli dovrai impiegare moltissimo, con lo studio? Come diceva Alessia, la capisco, non è proprio facilissimo, perché tutti lo sanno, quando uno si allena a certi livelli, comunque ti porta via tempo, ti porta via... finisce l'allenamento, tu sei stanco. Io prima che io mi sembrava di vivere due giornate in una, facevi, ti alzavi, colazione, allenamento, dormivi, ti alzavi, mangiavi, dormivi e ti allenavi, quindi non è facile, però sì, si può fare, però si può fare. Si deve fare, visto anche i risultati che hai ottenuto, infatti avevi un piede di una medaglia d'argento e un di bronzo. Ti ha dato più soddisfazione la medaglia di bronzo che non ti aspettavi o quella d'argento? Quella di bronzo tutta la vita. Perché io non me l'aspettavo. Sono andata io, volevo portare a casa una medaglia, quella di Settorana, ma il giorno prima avevo la gara di 50 delfini, era la prima gara dell'Olimpiade, e avevo voglia di gareggiare, anche perché ho iniziato tre giorni dopo. Siamo andati là 10 giorni prima e non ce la facevo più, ormai eravamo lì per fare le gare e era l'ora di farle. E per cui ho fatto la mia batteria al mattino, mi sono qualificata, avevo già migliorato il mio tempo, per cui non mi aspettavo niente di che. E poi sono arrivata lì e ho vinto quel bronzo, non so come, anche perché ho toccato la piastra e non me ne sono accorta. Dopo un po' mi sono spostata, vedevo tutti che aveva le braccia alzate, urlavano, io non capivo. Dopo mi sono spostata perché sul blocco si accendono uno, due o tre luci rosse a seconda della posizione. E ho visto che le mie erano accese, allora ho capito che ero lì. Bravissima. Tu sei sempre stata presieduta da una non decisa, esatto? Ecco, è la tua avversaria da battere, ci riuscirai quest'anno? La vedo dura, però ci provo. Mi avvicino sempre di più, dai, mettiamola così. Va bene. Ricordo anche che fra tre giorni Giulia compie gli anni. Questo è un regalo in anticipo. Grazie.
importante per una foto finale e per una ripresa, anche finale appunto della nostra trasmissione televisiva. Non potevamo mancare questo appuntamento importante per lo sport. Hai ragione, mettiamo qua. Sì, beh, mando da casa con i fiori perché ci vediamo prossimo. Perché Giulia è generosa e quindi. Allora, mettiti di punto di qua e fare una bella foto. Alto, ma mettiamo dietro, mettiamo. Federico, ma che sta dietro? Visto le televisioni, non abbiamo tutti. Federico, mettiamo un secondo. Federico, mettiamo un secondo. Anche adesso. Dietro, ovviamente, chi ha organizzato, chi ha mosso. Se riuscite bene a posizionarvi. Cavolo, cavolo. Ci siamo. Thank you.